palla che rimane lì, da Bo! E Caldirola anticipa anche il compagno, riapre tutto e mischia. Va tutto al corner per Caldirola, che prende il tempo, ancora Caldirola, doppietta personale, è 2-2. Ha dato spazio, in mezzo c'è Sau, cercato, Sau, controllo, non riuscito, spalla alla porta, arriva Giallo a chiudere, Sau, lavora a rimorchio, per Letizia, Letizia, sorpresa Audero, da 2-0 a 2-3, il terzo gol in Serie A di Gaetano Letizia. Buon pallone, Kolarov per Handanovic, deve liberarsi del pallone, lo fa male però, occhio a Benevento, che trova il 3-1 e prova a riaprire la partita con Caprari, qui l'errore in disimpegno è stato dalla formazione. Pallone interessante dentro per Etemai che non aggancia, poi Caprari! Dalla bandierina, palla in mezzo, la Padula! Il vantaggio del Benevento al 21esimo, Gianluca La Padula! Cerca dentro Caprari, la fa passare Caprari, palla sul destro, vuole calciare, deviazione, Caprari! Caprari! È il vantaggio il Benevento con Gianluca Caprari! Va la Padula, para Mirante, ancora la Padula, ha pareggiato il Benevento, dopo la paura, la gioia del gol, che vale il pareggio, è 2-2. Palla in mezzo, ancora Insigne anticipato, la Padula dal fondo, prova a rimetterla, Insigne, e il Benevento alla mezz'ora in vantaggio, con il primo gol in Serie A di Roberto Insigne, gioia incontenibile per il 19 del Benevento che la sblocca. Con Caprari, Caprari guarda la Padula, lo cerca, lo trova, palla di ritorno ancora per Caprari, di nuovo la Padula, la Padula, il pareggio del Benevento, micidiale 1-2 fra Caprari e la Padula, ed è l'attaccante di origini peruviane a siglare il gol del pareggio, per lui il terzo in stagione con la maglia del Benevento. Per Biraghi che ha problemi con lo stop, attenzione a Insigne, limite dell'area, palla sul sinistro, all'indietro, in prota! Il vantaggio del Benevento all'improvviso al settimo minuto con questo errore di Biraghi, ne approfitta subito Insigne che ha le idee chiare, qui non accorcia Milenkovic, in prota segna il suo primo gol in carriera in Serie A. Caprari all'indietro, Schiattarella torna da Caprari, Arthur blocca poi destro, ha pareggiato il Benevento con un super gol al volo di Gaetano Letizia, un gol dei suoi, 1-1 al Ciro Vigorito. L'entusiasmo del Benevento, la corsa di Letizia. Parte Caprari sul primo palo, il colpo di tacco di Schiattarella, aganza questo pallone, Etemai non ci arriva, Schiattarella, palo interno e pareggio Benevento. Il primo gol in campionato del capitano giallorosso, regala l'1-1 alla squadra di Pippo Inzaghi. Torna la parità al Ciro Vigorito. Rinvio corto, Schiattarella non la colpisce neppure benissimo, ma tanto basta per andare a centrare, palo interno e gol dell'1-1. Padula che lo recupera, Etemai in area, Insigne se ne va, Insigne, palla sul sinistro e il Benevento in vantaggio al 12esimo del secondo tempo, si è nascosto un po' per tutta la partita Roberto Insigne, ma è uscito al momento giusto e ha portato avanti il suo secondo gol in Serie A dopo quello con il Napoli. Che ha perso palla il Genoa, non ha perdonato Roberto Insigne sull'assist di Etemai. Il dischetto parte con il destro e la chiude lui, Marco Sau, ex Samp, gol del sapore di derby, spiazzato Perin, primo gol in Serie A con la maglia del Benevento per Sau, il 36esimo della massima competizione, lo segnava da quasi 2 anni Marco Sau. Fase difensiva l'Udinese con il passaggio in direzione di Arslan che sbaglia, palla intercettata dal Benevento, Caprari in buona posizione, prende la mira, carica il sinistro, Caprari, il vantaggio del Benevento, conclusione di grande precisione dell'attaccante giallorosso e Benevento avanti 1-0 alla Dacia Arena. Caprari riceve sull'out destro, sovrapposizione di Letizia, gran palla di Caprari per Letizia, Letizia, il raddoppio del Benevento, trova l'angolo Letizia per...
per infilare la palla alle spalle di Musso. Udinese 0, Benevento 2 alla Darcia Arena. Letizia a segno per la terza volta in questa stagione, trova l'angolo giusto sull'ottimo invito di Caprari e il Benevento si porta avanti 2-0. Viene contro Insigne, Schiattarella, testa alta, va in verticale a cercare ancora Sau! Che movimento di Sau! Il gol dell'ex non esulta, fa due in campionato, 1-1, Benevento! Il pareggio di Sau. Attenzione, con il gioco a due, Sau a cercare Insigne, ma tutto col sinistro, il cross a cercare, il colpo di testa di Tuia, un bacio al palo, sorpassa il Benevento con Tuia, primo gol in Serie A per Tuia, super stacco, 2-1. In orizzontale, Dabo cerca aperture a sinistra, l'intervento deciso di Romero su di lui, si prosegue per il vantaggio, Pastina mette il cross verso il secondo, Marco Sau ha pareggiato il Benevento, con Marco Sau segna ancora l'attaccante sardo, è 1-1 al Vigorito. D'angolo per il Benevento, allontanato Iago Falchi al volo, trova il gol, gol del 4-1, il primo con la maglia del Benevento, per rendere quantomeno meno amaro il passivo. È pronto Viola che calcia col mancino e spiazza Sirigu al ritorno in campo dopo il lungo stop per infortunio, debutto stagionale in campionato per Nicolas Viola, subito gol, quello che porta in vantaggio il Benevento sul Torino. Del Benevento, ci prova Tuia, pallone respinto, poi rincon, svircola su questo tentativo di rilancio, può ancora attaccare allora il Benevento, il controllo di Lampadula che caccia con il mancino e batte Sirigu, il Benevento raddoppia con Gianluca Lampadula, non segnava dal 2 novembre l'attaccante di origini peruviane ed è 2-0 Benevento, sinistro battuto Sirigu, il raddoppio del Benevento. Caprari, per il Prota, lavora un buon pallone, ne ha tre addosso, poi ricomincia il Prota, Barba, il pallone per Caprari, che trova lo spazio tra palo e portiere, fulminato Audero, Benevento avanti al 55esimo, questo errore di Audero, non da lui, questo è il suo rendimento in questo campionato, è 1-0 per il Benevento. Si butta dentro Etemai con il tacco per Iago Falche, palla che arriva dalle parti dell'ex Toro, prova a piazzare il sinistro, respinto, sempre Benevento per Etemai che va in mezzo, poi la Padula, spalle la porta, di nuovo Etemai, terzo cross, Korupski la perde e Viola con il tacco, inventa un gol fantastico, la ripresa il Benevento con Viola. Bastoni profondo, Tuia, alto spiovente, poi Terzi controlla male, Viola ci fa il pallone, poi profondo per Gaiccio, Gaiccio che salta Ricci e porta avanti il Benevento al 19esimo, primo gol in Serie A per Adolfo Gaiccio, l'attaccante argentino, 22 anni compiuti il 26 febbraio, la finta e poi il sinistro sul primo palo a battere su 1-0. Dalla bandierina, colpo di testa di Ionizza, accorcia le distanze il Benevento. Gaic qui, occhio perché riconquista il pallone in aria, Gaic, Benevento in vantaggio, disastro difensivo della Juve di Andrea Pirlo. Palo, c'è Barba che stacca di testa sul secondo palo, Glick la mette in porta, il Benevento passa al 23esimo con il gol di Cami Glick, il primo. Ari batte a centro area, stacca Ionita che fa 2-1, torna al vantaggio Benevento con Ionita. Arriva al limite dell'area, Sau prova a crearsi lo spazio per calciare e trova un super gol al minuto 44. Va Viola, perfetto dagli 11 metri. Tutta di Viola, colpo di testa Glick, arriva il gol del 4-3.
Esecuzione perfetta. Radovanovic si accentra, finta al tiro, ancora la Padula, calcia! Parte col sinistro Viola. E sono persone, la sponda di la Padula per Iago Falche. Ancora la Padula, destro! Tutto allora Caprari che può andare in verticale dalla Padula! Letizia, alla sul destro, il cross per Etemai, la sponda per la Padula! Il single, cross di Letizia tagliando secondo palo! Andre Stey!